Guardate come sono facili da fare questi involtini di carne con scamorza e spianata calabra. Disponete le fettine di vitello e sopra aggiungete la scamorza affumicata della provola. Aggiungete 3 fettine di spianata calabra. Arrotolate la fettina di vitello e ripiegate i lembi esterni in modo da chiudere bene e non far uscire il formaggio in cottura. Chiudete poi gli involtini con lo spago. E passateli nella farina. Versate in un'ampia padella dell'olio e i rametti di rosmarino fatti insaporire per qualche minuto e poi adagiate gli involtini facendoli rosolare bene e girandoli spesso. Quando gli involtini saranno dorati, bagnate con il vino bianco e lasciate evaporare completamente l'alcol. Quando l'alcol sarà evaporato, coprite la padella con un coperchio e lasciate cuocere per 10-12 minuti, girando ogni tanto in modo che la cottura sia omogenea e la carne sia cotta anche all'interno.